Chi lo sa, ti ho visto, sai, ti ho visto, sei nell'ombra. Mamma mia, che storia, che storia, raga, cosa stiamo facendo oggi? La strage. Bella ragazzi, qui Xwill e ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online nuovamente con la modalità slasher. Quindi immediatamente giù le luci, boom. Raga, la devo finire di fare sta cosa. Ogni volta lo dico che la devo finire, ma non la finisco mai. È più forte di me perché ho sparato ad un secchio, poi me lo spiegate. Comunque sia, raga, siamo qua ritornati sulla modalità slasher, per l'appunto la mappa quella numero 1. Quindi adesso vediamo un po' da ammazzare la gente. Qui, perfetto, meno 1. Allora raga, come al solito mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like per altri video sulla modalità slasher. Inoltre condividete il video come dei matti con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per nuovi video. Qua sotto nei commenti hashtag giù le luci. Ok raga, già due li ho uccisi. Perché il mio mino si è messo in furtiva? Cioè il mio mino certe volte fa le cose da solo, e questa cosa veramente io non la capisco. Non la capisco perché il mio mino deve fare le cose a caso senza che nessuno gli dice niente. Qui ci stanno delle teste di toro. Qui c'è qualcuno? No, allora qui non c'è nessuno. Allora vediamo un attimo da questa parte se c'è qualcuno. Vai. No, non c'è nessuno anche qui. Perfetto. La zona qui è parecchio sgombra, però non è che è una cosa che mi fa impazzire a me, perché vuol dire che se qui è vuota la zona, stanno tutti là in fondo. Però quello lì ti mi volevi fottere, eh? Io tutti i nascondigli li conosco, sai. Ormai raga, le mappe di slasher per me non hanno più segreti. Vabbè raga, non lo so, facciamo finta di niente. Intanto ho fatto la bucket challenge, bucket flip challenge, guardate un po'. Mamma mia raga, la bucket flip challenge ho fatto con il fucile. Quindi 70 like sicurati per quella cavolata lì. Cioè raga, li dobbiamo superare d'obbligo. Cioè ho fatto la bucket challenge su GTA. Di cosa stiamo parlando veramente, oh? Di cosa stiamo parlando? Ah ok, tieni. Oh, olà, morto, ne rimane uno. Ah no, sono morti tutti. E round vincitore. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Sono nuovamente il maniaco. E regà, questa mappa a me mi porta fortuna. L'ultima volta che ho giocato su questa mappa, non so se vi ricordate, ma io ho vinto tutti i round da maniaco. Qui vabbè, adesso stanno quittando tutti, ma è un altro discorso questo, perché noi facciamo rage quittare la gente. Comunque sia raga, appunto, l'ultima volta che ho giocato su questa mappa, non so se vi ricordate, ma abbiamo vinto tutti i round da maniaco. Quindi molto probabilmente accadrà anche oggi. Chi lo sa raga, chi lo sa, ti ho visto, sai, ti ho visto, sei nell'ombra. Mamma mia, che storia, che storia, raga, cosa stiamo facendo oggi? La strage. E lì c'è una sagoma nera, morta anche lui. Morta anche lui, non so se è normale. Però, raga, guardate, cioè, non so se vi ricordate, qui c'era il fantasma. Mamma mia, raga, il fantasma. Quanto cavolo, cioè, assurdo. Adesso io spero che si unisca qualcuno alla sessione. Magari qua anche durante, mentre giochiamo. Perché sennò, raga, cioè, veramente, siamo in due. E poi che cavolo devo fare? Cioè io devo ammazzarne uno solo. C'ho tre prede contro, cioè capite? Non c'è tutta quella... Raga, il mio mino è automatico. Io non ho fatto nulla, lui ha sparato e poi è comparso quello. Round vincitore. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Siamo nuovamente i maniaci. Devo dire, sono nuovamente il maniaco perché uno solo, sbaglio sempre, però va bene. E va bene raga, vediamo un attimo da ammazzare di nuovo tutti. Tanto sono tre, cioè sono tre persone, si riescono a trovare facilmente, tipo quello lì. Ok, perfetto. Gli altri chissà dove saranno, ma dai, ne ha abbandonato un altro, raga, io non ci credo. Cioè, ma perché abbandonano? Cioè, semplicemente perché muoiono, abbandonano. È la stessa cosa che un soldato durante una guerra si ammazza, perché la propria nazione sta perdendo la guerra. Cioè, non ha senso. Però, vabbè, raga, dai, adesso ne devo ammazzare solamente due anche nel prossimo round. Tanto ormai qui ho ucciso a tutti, ho fatto una strage. Quello non si cala più nemmeno, guarda, si rimane... Ha abbandonato pure lui. Vabbè raga, ne rimane solo uno. Abbandonerà sicuramente al 100%. Vabbè raga, qui tutti quittano per rage quit assoluto. Dominio assoluto questo è, perché cavolo,
Cioè sto facendo quittare tutti, ho fatto quittare 8 persone, sono andate veramente via, sono volate a quel paese. Che poi sono volate a quel paese, what the fuck. Dai, no raga, non so perché ma stavo cercando di fare quella cosa lì, di andare lì dentro. Che poi sinceramente non so neanche se ci può andare lì dentro, però vabbè. È l'ultimo raga, è qui, non mi devo far ammazzare, sono veramente una cosa incredibile. Se mi faccio ammazzare dall'ultimo è assurdo, perfetto. Round vincitore. Raga, numero di giocatori insufficienti, sei stato espulso dalla missione. Quindi ragazzi, che dirvi, fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Questo qui è stato l'episodio del rage quit assoluto. Cioè raga, ho fatto rage quittare tutti nella maniera più bestiale del mondo. Inoltre fatemi sapere se volete altri video sulla modalità slasher, lasciando veramente tantissimi like. Mi raccomando, superiamo assolutamente 70 like. E qua sotto nei commenti tutti hashtag rage quit. E inoltre mi raccomando, condividete il video come dematico con i vostri amici e iscrivetevi al canale per nuovi video. Quindi se volete passare dalla pagina di Facebook, il profilo Instagram, metto il link sotto in descrizione. Iscrivetevi al canale per nuovi video. Questo è tutto. Bella raga!